sentire la nostra cucina virtuale. Brava, brava. Oggi polpette, ma non polpette fritte, non polpette con carne. Ma non polpette dell'IKEA. Non polpette dell'IKEA, polpette buone buone. Zucca e fagioli cannellini. Sono venute fuori delle polpettine deliziose. Veramente, sono venute fuori proprio da sole. Sono venute fuori. Aiutano a far venire fuori. Ancora, smettila, sei proprio... Allora, non mi vengono le parole, mi lascia così. Incontinente. Allora ragazzi, delle polpette vegetariane, non vegane, che andiamo subito a preparare insieme. Sì. Ed ecco i pochissimi e semplicissimi ingredienti per preparare le nostre gustosissime polpettine vegetariane ai fagioli cannellini e zucca. Allora, delle polpettine dai sapori autunnali, molto buone, un secondo piatto davvero squisito, vedrete. Ci occorre un uovo, 400 grammi da cotti di fagioli cannellini. Sinceramente io questi li ho presi in scatola. Poi 400 grammi da cruda di zucca che ho lessato con una piccola cipolla che vedete qua e che metterò anche nell'impasto. 80 grammi di parmigiano reggiano e 80 grammi di pangrattato e poi un pizzico di sale e, se lo gradite, del rosmarino e naturalmente anche un filino d'olio extravergine di oliva. Facilissimo, prendiamo il mixer. All'interno del mixer, che vedete sporco di pangrattato perché l'ho frullato qui, verso i miei fagioli, la zucca e la cipolla che ho lasciato ben sgocciolare, l'ho messa poi su un colino a perdere tutta l'acqua, il sale, non aggiungerò pepe ma aggiungerò un tocchino di rosmarino e l'uovo, voilà, e procedo con il mixare il tutto. A questo punto l'impasto risulta bello sodo. Se la vostra zucca dovesse avere più acqua e quindi l'impasto risultare meno denso del mio, aggiungete un altro pochino di pangrattato o al limite un altro uovo, quello che preferite. Ho preparato una leccarda del forno con un foglio appunto di carta forno e mi sono premurata di sporcare leggermente di olio il mio foglio appunto di carta forno. Prendo un porzionatore per gelato, come si chiama? Un fai palline? Questo, e comincio a dare forma alle mie polpettine. Se siete intolleranti all'uovo potete anche eliderlo dalla ricetta e magari sostituirlo con della ricotta. Se invece siete intolleranti al formaggio aggiungete un po' più, aggiungete un altro uovo e mettete un po' più di pane. E così potete anche fare la ricetta senza le due componenti proteiche che potrebbero dare maggiore problema. Dopo aver porzionato tutte le nostre polpettaus, io le ripasso tra le mani pulite ovviamente, così, e le schiaccio a mo' di polpette, perché per me le polpette sono queste schiacciate, non sono quelle tonde. Quelle tonde per me sono polpettine in brodo, altra storia. Io le farò al forno. Se invece volete farle fritte, preferite le polpettine fritte, passatele nel pangrattato integrale e friggetele. Con le porzioni che vi ho dato vengono su 16 polpette. Queste adesso andranno in forno a 200 gradi per 20 minuti, finché non fanno una bella crosticina. Dopodiché tiriamo fuori dal forno, le facciamo raffreddare e le facciamo anche un po' raffreddare. Quindi prima di servirle, potete prepararle anche con un po' di anticipo, le rinfornate 5 minuti per fare riprendere calore e saranno pronte. Ci vediamo dopo la prima infornata. Ed ecco le nostre polpettine sfornate da 5 minuti. Guardate, ne prendo una, la apro con voi, vedete, è bella, ancora fuma, come vedete, bella coriacea fuori e morbida dentro, proprio come devono essere le polpettine. Assaggio in diretta. Un'ottima consistenza, un ottimo bilanciamento sapidità e dolcezza, gradevoli. Si masticano, quindi non sono una pappetta in bocca,
Buone davvero. Se le volete con un po' più di croccante, potrete anche tritare dentro qualche arachide. Ci starà benissimo. Io non l'ho fatto per non appesantirle troppo caloricamente, però delle arachidi tritate grossolanamente daranno quello sprint in più, ma anche così vi assicuro sono deliziose. Ora faccio le foto a queste splendide polpettine e noi ci vediamo dopo. Ciao! Avete visto com'è facile preparare queste polpette barra medaglioni piccoli, insomma, potete dare tutto di tipi di formati, anche allungati, sono proprio diretti. Smettila Gabriele, no, sono veramente gustose, la giusta armonia tra dolce e sapido, veramente molto molto buone, ho voglia di sperimentare altro in tal senso, quindi se siete d'accordo, bravo, pollice in su, bravo. E soprattutto ditemelo qua sotto ai commenti, certo. Sono polpette buonissime, come vedete io le ho poi presentate, come avete visto, con un tris di verdure, la finisci pollice con un tris di verdure, molto molto saporito. Bene, diteci cosa ne pensate. A lui, malgrado lo spirito Zaus, sono piaciute moltissimo, quindi se una cosa del genere piace a lui, sì, piace anche ai bambini, piace a tutti. Bene, allora, se queste polpette vi sono piaciute, regalateci un bel pollice in giù, in su, in su. Aspetta che lo faccio. Ok, un bel pollice in su, tutto scarabocchiato come questo. Bene. E soprattutto noi ci rincontriamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao.